Gep 2018, ci troviamo allo stand della Astoria, uno storico marchio produttore di macchine da caffè, e siamo in compagnia di Riccardo Comaron, il responsabile marketing, che invitiamo a salutare gli amici di Horeca TV.it. Ciao ragazzi. E al quale io desidero chiedere che cosa avete presentato qui a SIGEP 2018. Allora, qui a SIGEP abbiamo l'onore di presentare una nuova macchina che si chiama Storm, è la macchina che vedete dietro di me, una macchina totalmente nuova per Astoria, un concetto nuovo, nato dalla collaborazione del brand con tre campioni del mondo, due di latte art, Caleb Cha e Arnold T. Prasert, e con un campione di Coffee and Good Spirits, Michalis Dimitrakopoulos. Grazie a loro abbiamo concepito una macchina in grado di soddisfare al mille per mille le esigenze dei baristi, quelli più ricercatori, insomma. È un'evoluzione dei modelli presentati negli scorsi anni e ha delle caratteristiche particolari. Quali sono? Sì, Storm viene offerta in due versioni, una versione un po' più standard, quindi che ha le qualità della nostra ammiraglia storica, che è la Plus 4U, ovvero un sistema multiboiler e la possibilità di, quindi, di controllare le temperature per ogni gruppo, e poi viene presentata nella sua versione FRC, che dà la possibilità al barista, attraverso la regolazione del flusso, di estrarre un profilo organolettico del caffè invece che un altro. Bene, Riccardo, allora direi che è tutto. Tu nel frattempo, dopo 5 giorni di lavoro, insomma, sei stanco, dai, anche tu sei stanco, sei provato. Sì, diciamo che sono stati 5 giorni molto intensi, ho ripetuto la nascita di Storm tantissime volte, quindi è un buon segno, e quindi siamo felici. Bene, grazie Riccardo. Voi nel frattempo rimanete su horecanews.it, perché avrete nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, tutte le novità di prodotto e di azienda inerenti il marchio Astoria. Riccardo, ci vediamo alla prossima edizione? Certo, ci mancherebbe. E allora saluta loro. Ciao a tutti, grazie mille e ci vediamo il prossimo anno. Voi non andate via, siamo sì al quinto giorno, siamo per terminare, ma non è ancora finita, c'è altro da presentarvi.